Pokémon e realizzeremo dei cake pops a forma di Pokéball. Gli ingredienti sono semplici, abbiate un po' di pazienza e bei tempi di attesa. Gli ingredienti di oggi sono 200 g di cioccolato bianco, glassa o ghiaccia nera, colorante rosso, ciotoline, stecco di legno e stecchini per cake pops, pasta e zucchero bianca, una piccola quantità, marmellata di fragole, una torta, anche qualche avanzo va benissimo. I cake pops sono comodi perché potete riciclare torte o cupcake che avanzano. Carta forno, ciotola, un piatto e una forma tonda tipo di stirolo su cui posizionare i nostri pops. Prendiamo la torta e tagliamo la parte esterna. In questo caso le sfere saranno bianche, quindi preferisco lasciare il pan di spagna pulito. Eventualmente per dei colori più forti o per pan di spagna al cioccolato questo passaggio potete saltarlo. Tagliamo la torta in 4 pezzi e sbricioliamola strofinandoli tra loro. Se questo passaggio dovesse risultare difficile potete farlo con le mani. Finito di sbriciolare la torta, aggiungiamo 2 cucchiai di marmellata e muniamoci di coraggio per infilare le mani in questo impasto. Finito di impastare tutto, abbiamo questa bella pallina. Dovrebbe essere abbastanza malleabile. Mettete il composto in frigo per 10 minuti e lasciatelo un po' riposare, dopodiché faremo le nostre palline. Passati 10 minuti, mettiamo la carta forno sul piatto e cominciamo a realizzare le palline. Finite le palline, mettete in freezer per 30 minuti. Mentre aspettiamo che le palline si freddino in freezer, cominciamo a mettere l'acqua sul fuoco per sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Le palline sono pronte. Abbiamo sciolto il cioccolato bianco e lo abbiamo diviso in 2 ciotole. In uno resta bianco, nell'altro lo coloriamo con il colorante in polvere. Ora che le palline sono ben fredde, possono essere arrotolate un po' meglio. Quindi riprendiamole in mano per dare una forma migliore. Questa è la differenza tra la pallina riarrotolata e la pallina grezza. Finiamo di riarrotolare tutte le nostre palline. Dopodiché prepariamo la nostra base di polistirolo e con lo stecco di legno realizziamo i buchi in cui andranno messi i nostri pops. Immergiamo lo stecchino nella cioccolata bianca e inseriamolo nelle nostre palline, massimo per metà della lunghezza, altrimenti rischia di rompersi. Una volta incastrati nel polistirolo, lasciate asciugare il cioccolato bianco in freezer per 5 minuti, dopodiché inizieremo a immergerli nella cioccolata. Passati 5 minuti le palline sono ben fredde. È molto importante perché il cioccolato teme molto il caldo, quindi questa ricetta seguitela nei mesi invernali oppure quando avete l'aria condizionata. Passiamo adesso al primo strato di cioccolato bianco. Immergete del tutto la pallina, delicatamente portatela in orizzontale e date dei colpetti per far andare via il cioccolato in più. Siate molto delicati perché rischiate che la pallina si stacchi dallo stecchino. Ripetete questo passaggio con tutti i vostri pops. Se il cioccolato non vi sembra abbastanza coprente, potete dare una seconda passata. Ricordate che tra una e l'altra passata di cioccolato dovete lasciare il cioccolato raffreddare nel frigo. Lasciamo raffreddare qualche minuto in frigo finché il cioccolato indurisce. Dopodiché passiamo al rosso. Come prima, immergiamo però a metà
e poi delicatamente facciamo colare il cioccolato in più. Mettete di nuovo in frigo per qualche minuto e cominciamo con la decorazione. Con la pasta zucchero bianca abbiamo fatto delle palline schiacciate che andranno messe sulla striscia nera. La striscia nera invece la facciamo con la ghiaccia nera, o se non la trovate al supermercato trovate il tubetto di gel nero, va bene comunque. Le nostre sterbate sono riuscite! Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se siete dei bravi allenatori troverete l'intruso e metterete mi piace al video, commenterete, condividerete e iscriverete al canale! Ci trovate anche su Facebook! Ciao!